Fai battere il suo posto. Se ancora me la sentivo, me la sento ancora, nonostante la giornata. Allora, dov'è il ragazzo? Vieni qua, ci abbiamo fatti 9, però ne facciamo di tutto e di più oggi. Abbiamo superato di tutto e di più, vero Danilo? Vieni qua, vieni qua. Uno mi ha mangiato il cuoco. Oggi cominciare tutti i pezzi, cominciare alle 9 di mattina chi vede le pop, alle 10 con l'orecchio, alle 11 di ricchi con humus, poi il moschetto, però alla, c'era bella, sai, a bella fera, si fa, sapevano che mi piaceva il porco, tutti ci può oggi, non lo nascondo. Poi abbiamo chiuso a mezz'ora, all'ora di pranzo con salsiccia, boschetto. Quindi c'hai per ora adrenalina, vi posso tirare per credo 3 giorni, già solo con quello che ho mangiato oggi. Pensate un po'. Pensate un po'. Allora, noi siamo qua per sentirti. Finalmente ci siamo. Oh, ora siamo venuti qua per conoscere e per sentire Salvatore detto Ioppolo. Giusto, bene, facci ora sognare un attimino e poi io concluderò a modo mio. Poi mangiamo quello mio. No? Assolutamente, basta quello. Inizia, vai, forza. Vai. Buonasera per tutti, a tutti insieme al nuovo sindaco di Sicilia e l'unico deputato che ha candidato, che ha l'onore di essere candidato con Cateno De Luca nella nostra lista. Se mi vedete in lista con Cateno De Luca è perché mi ha chiamato lui personalmente, anzi veramente il presidente Lombardo, dopo un piccolo video fatto contro, tra virgolette, il presidente Musumeci. Il presidente mi ha chiesto di candidarmi nelle liste di Cateno, in una lista di testimonianza. Mi ha anche detto che non ho la garanzia di essere, anzi, non c'è assolutamente la possibilità, benissimo, non c'è speranza di essere candidato, però c'è la speranza di portare a Cateno De Luca una piccola percentuale importante dei suoi voti. L'obiettivo nostro di Sant'Angelo di Brolo è portare l'1 per 1000, va bene Cateno? Quindi Cateno De Luca prenderà 900.000 voti, noi a Sant'Angelo di Brolo dovremmo portare 900 voti, giusto Cateno? Solo a Sant'Angelo di Brolo, poi in giro non so come andrà. Quanto? 1 per 1000, scusa, però il signor De Luca ha fatto da Pannaso a Tortorici, a Brolo, Falcone, Oliveri, Mazzarate in ballo, Spadafora, Sant'Aga. Quindi lo ringraziamo che qui a quest'ora, vi ringrazio a tutti voi che come Cateno, che dite? Guarda, le 12:30, incredibile. Il comandante voleva essere salutato qui. Guarda le carine. Quindi grazie a tutti veramente. Sant'Angelo di Brolo presente e compatta con il nuovo sindaco di Sicilia. Bravi! Grazie. Allora, scusate un pochino l'acqua cassata, pure fammi vedere. Aspetta, facciamoli vedere, Quanti sono? Guardate qua. Guardate qua. Ah, vedete? A quest'ora, guardate, a luna di notte. Questo per noi è un momento veramente di grande soddisfazione perché dimostra che le ragioni della nostra presa di posizione, anche di quella che è stata onestamente una guerra che abbiamo veramente dichiarato, una crociata, chiamatela come volete, allora sta trovando riscontro in quelli, grazie. Grazie Salvatore. In un territorio siciliano che
sta premiando questa nostra scelta e soprattutto sta anche portando, spingendo i siciliani. Funziona sto coso o no? Se no parlo senza. Oh, mi sposto io un poco. Un po'. Andiamoci qua. Vediamo. Ah. Oh. Ha portato anche i siciliani veramente a scendere in campo e a metterci la faccia. Il progetto che abbiamo articolato con le liste di testimonianze cui è candidato anche il nostro Salvatore, in una lista anche particolare, Terra d'Amuri, e anche il brano che io ho scritto, quello che voi sentite, si intitola proprio Terra d'Amuri. E questa lista nasce proprio da un'espressione proprio di amore, quella è una mia dichiarazione di amore nei confronti della Sicilia e dei siciliani, che descrive anche quella che è anche un po' l'amarezza di come è ridotta la Sicilia. E soprattutto, cosa dico in questo brano? Sono pronto a qualunque cosa, a rischiare qualunque cosa, ma io questa terra la devo liberare, la devo cambiare. E quindi una anche messaggio, una preghiera a tutti i siciliani, quella proprio di scendere in campo e ad aiutarci a cambiare la nostra terra. Candidati e candidate come Salvatore che hanno deciso anche spontaneamente, perché Salvatore ci ha cercato, ha visto che noi abbiamo lanciato questo progetto e ci ha detto io ci sono, io voglio dare un contributo al progetto. Mettimi nelle liste che ritieni opportuno, ma voglio dare un contributo al progetto. E lo ha fatto, e come lui tanti altri. Vedete, queste sono scelte di cuore. Cioè, quando una persona come Salvatore vuol far parte di un progetto, contribuisce al progetto senza nulla chiedere, sa di essere in una lista che da un punto di vista politico non esprimerà degli eletti al Parlamento siciliano, ma è importante per il risultato finale, sì, perché noi l'abbiamo vista a Messina. Noi a Messina abbiamo vinto al primo turno perché ci sono state 6 liste di testimonianza che tutte assieme hanno preso il 7% e noi abbiamo vinto al primo turno per 6 punti. Quindi significa che se non c'era una lista di testimonianza noi non avremmo vinto l'elezione al primo turno e non avremmo anche assunto un'ulteriore credibilità rispetto a un quadro complessivo che da un punto di vista politico è cambiato come approccio nei nostri confronti quando hanno visto che noi abbiamo vinto al primo turno a Messina contro tutto il mondo. Ecco cosa significa una strategia dove è necessario che comunque ci siano delle persone che si sacrificano. Ecco, quando in una guerra sai che per vincerla bisogna schierare davanti dei plotoni che saranno i primi magari a soccombere, e si è consapevoli di questo. E con questo, guardate, è un passaggio importante che contraddistingue tutti i candidati e le candidate come Salvatore che stanno contribuendo al progetto senza porsi il problema o la questione della posizione individuale. E in politica la generosità è merce rara, ma serve, ed ecco perché noi vogliamo anche portare avanti un nuovo messaggio. La politica non è soltanto mi candido e dammi e mi devi dare qualcosa, perché se questo è un rapporto patologico, non ci porterà mai a modificare questa terra, perché vuol dire che poi tutte, ogni competizione, tutte le candidature, tutti, significa che a ognuno bisogna dare un pezzo di qualche cosa, ma tutti i candidati hanno la capacità per avere un pezzo di qualche cosa? No, è una questione statistica, no, perché questo significa anche mortificare la meritocrazia. Quindi questi gesti sono modelli che noi vogliamo costruire anche nelle prossime competizioni per quella che è la nostra scuola di politica che vogliamo fare e che ci deve riportare intanto a non avere asini volanti,
nei ruoli importanti del governo dei palazzi municipali e della regione, ma soprattutto anche a formare una nuova classe dirigente che fa politica, ci mette la faccia perché ama la propria terra. E quindi Terra d'Amore, lista che lancia questo messaggio, Salvatore con tutto il suo staff che questa sera ci ha aspettato e ha preparato qualcosa di veramente straordinario, e noi gli siamo grati di tutto questo. Ed è ovvio che sarà fondamentale anche il vostro contributo per quella vittoria che ormai è all'orizzonte. Io perché ho perso tempo, questo ve lo posso dire, perché poco fa mi è arrivata la telefonata di Miccichè. Eh sì, perché tanto siamo tra di noi. Ah minchia, in diretta sei. Mi ha telefonato Miccichè che comunque è preoccupato, perché ormai anche oggi è uscito sulla Nuova Padania, l'hai visto tu, che non è un giornale ovviamente siciliano, no? La Nuova Padania, ecco, fa un articolo e parla del fenomeno De Luca. Non vi sembrano segnali? Anche Miccichè stasera parla del fenomeno De Luca. Da studiare, eh? Pensate un po', chi c'è di studiare? Noi siamo una squadra che è nata con un obiettivo: fare fuori la banda Bassotti politica, liberare la nostra terra e finalmente garantire una svolta nella nostra terra. C'è poco da studiare, ci abbiamo messo cuore, testa, soldi, rischio, responsabilità, questo ci abbiamo messo, lavoro. Poi anche lui mi ha detto: non riusciamo a spiegarci come fai, con quale forza fisica, anche da questo punto di vista, amici medici che non si spiegano come fai, non riescono a darsi una spiegazione come riesci a tenere questi ritmi di lungo periodo e ad avere una lucidità pazzesca, che è come se sei fresco di, questo dice, fresco di una crociera e inizi a fare comizi. È incredibile, non riusciamo a capire. Ci sono, per tutti preoccupare, Presidente, come poi vi ripigliate di cozza e di curdaro, perché vi diamo così. Poi magari con più lucidità capirai che bravo, la nostra terra è fatta ancora di uomini e donne vere, vere, che per la propria terra sono pronti a rischiare il tutto e per tutto. E quando le cose si fanno con questo sentimento, non esiste stress, non esistono minacce, non esiste il timore di perdere, perché noi lo stiamo facendo col cuore. E guardate che già quando si fa una scelta di cuore, d'amore, non c'è sconfitta in quel contesto. Ecco perché loro hanno sempre più paura, i sondaggi non gli quadrano più, e noi dobbiamo avere capacità, Salvatore, anche di dare una spallata per le elezioni nazionali, perché si vota anche alla Camera e al Senato. Poi qua ci abbiamo la sindaca di San Teodoro, un bel applauso ci facciamo pure Ida, perché è candidata alle regionali, ma è candidata anche alla Camera, e Daphne Musolino che è candidata al Senato, e abbiamo la possibilità di eleggervi, perché il nostro risultato straordinario ora si è trasferito anche per il dato nazionale. Quindi Salvatore, lo dico a te e a tutta la squadra, noi dobbiamo uscire anche con un risultato eclatante a Sant'Angelo di Brolo per le nazionali. Se non avete le schede ora ve le lasceremo, si passa a tappeto, ragazzi, anche perché è da stupidi votare alla Camera e Senato per i partiti che sono i nostri avversari a livello siciliano, ma da stupidi veramente. Quindi noi non dobbiamo dare nessun vantaggio,
dobbiamo da questo punto di vista veramente sforzarci fino in fondo, perché, e questo è l'altro dato che diceva Micciché, non riusciamo a spiegarci come mai non siamo riusciti a schiacciarvi con le elezioni, doppie elezioni nello stesso giorno, perché loro partivano dal presupposto che con le elezioni nazionali ci avrebbero schiacciato. Noi perché abbiamo rilanciato e abbiamo fatto il movimento anche nazionale per le liste nazionali? Proprio perché non avevamo intenzione di farci schiacciare. Sta ora succedendo l'opposto, che dalla Sicilia stiamo schiacciando i partiti nazionali, e il 25 di settembre sarà un appuntamento storico. Per la prima volta nella storia della politica, un fenomeno che parte dal basso, che parte dalla periferia, che parte dalla Sicilia, riesce ad imporsi e anche a sovrastare e anche proprio a stravolgere quelli che sono i partiti nazionali che finora l'hanno fatta da padrone. Quindi avete questa responsabilità, siete protagonisti di un pezzo del progetto, e non ha importanza la percentuale. L'importanza è che siete il progetto, voi siete pionieri come noi di questo progetto, e al di là di quello che sa la percentuale complessiva è ovvio che rimanete nel progetto, ma non vi presentate con un risultato qua svantaggiato, con un beneficio, una scommessa. Qua si esce primo ovunque, ovunque. A Sant'Angelo di Brolo per noi è importante che ci sia un risultato eclatante alle regionali e alle nazionali. Costringetemi a ritornare qui a festeggiare, costringetemi a venire qui a festeggiare. Mazziamo poco e non mangiamo. Grazie.